buonasera, benvenuti qui allo stadio comunale di Vicenza, dove questa sera si affronteranno i Diavoli Vicenza, padroni di casa, e i Ferrara Warriors in questo incontro valido per il terzo turno di Coppa Italia. Allora, è ancora veronese a uscirne col disco. Prova a partire sulla destra, scarta il giocatore Cordine nella circostanza, poi si inciampa e perde il disco. Allora può ripartire Vicenza con Ustiniani sulla destra, è un 2 contro 1. Ustiniani pensa al tiro e c'è il gol di Andrea Ustiniani, un 2 contro 1, quando sono passati 2 minuti dall'inizio della prima frazione e Vicenza si porta già in vantaggio. Adesso Vicenza manovrare con calma da dietro con Roffo, che dà il disco a sinistra per Ustiniani. Ustiniani per Rossetto, bellissima occasione, c'è il gol, c'è il gol di Ustiniani, 2-0 per Vicenza quando mancano 10 minuti e 46 secondi al termine della prima frazione. Allora ancora Ferrara a controllare il disco con Zabari ancora, però c'è il disco perso. Allora c'è il gol clamoroso, disco perso da Ferrara dietro porta, ne approfitta Vicenza che recupera questo disco con Zerdi in passaggio di prima intenzione per Delfino davanti porta che insacca. Siamo tornati nel metà campo di Vicenza a manovrare il disco. Zerdi per Delfino, controllo non perfetto ma ancora Delfino in possesso del disco, parte Delfino molto veloce, si libera anche per il tiro e viene parato da Dalben e poi arriva il gol di Zerdi sul rebound, para la prima conclusione di Delfino Dalben. Poi sul rebound non può nulla, il disco carambola sulla stecca di Zerdin e Zerdin non può far altro che depositare il disco in rete per un facile 4-0. Ingaggio Vito Corrada Ferrara che non mi smentisce, come detto prima è un Ferrara che vince tanti ingaggi. C'è uno scontro nell'angolo, il disco che resta lì, ne approfitta Rossetto per darlo fuori per Corradin, Corradin per Roffo, Roffo ancora per Rossetto, il tiro di Rossetto, c'è il gol, bello gol del Vicenza con l'assist di Capitan Luca Roffo. Il passaggio per Rossetto che controlla il disco e lo deposita sotto la traversa, allora è 5-0. C'è il disco poi per dell'antico per Veronese che viene spinto da Corradin senza fallo. Allora Corradin, passaggio per Frigo, la conclusione ben parata e c'è il gol. Scusate, non riuscivo più a dire cosa stava succedendo, troppe cose velocemente. Allora è stato il tiro di Frigo rimpallato, il tiro di Roffo al volo che trova la traversa, poi il disco arriva a Corradin che insacca. Il disco riconquistato di nuovo da Delfino quando manca meno di un minuto al termine del primo tempo. Vicenza a controllare il disco, vediamo se proverà ad affondare il colpo del KO. Invece c'è il disco perso da Simsic per un attimo, però ancora Vicenza con Simsic, passaggio per Delfino, il tiro di Delfino, c'è il gol, c'è il gol, assist di Rock Simsic, gol di Andrea Delfino, 7-0 per l'MC Codro di Auri Vicenza dal Ben. Poi dai dietro il disco per Zerdin e per favorire anche il cambio delle linee. Allora ho visto entrare, sì, entra Pozzano e dopo c'è il gran numero di Delfino, gran numero di Delfino che si libera del difensore e poi insacca sotto il 7 alla sinistra di Delben. E questo è grandissimo gol del numero 9 biancorosso. Può essere un contropiede questo con Bellini, poteva lasciare il tandem per dell'antico, invece no, prova ad andare a tirare e trova la parata da parte di Frigo, però ancora Ferrara in possesso di disco con dell'antico nell'angolo. Dell'antico un passaggio un po' a caso, infatti ne approfitta Delfino, 1 contro 1 di Delfino, il tiro e c'è il gol, c'è il gol di Andrea Delfino, il 9-0 del numero 9 biancorosso. Era disco riconquistato da Loncar che può andare avanti, passaggio per Delfino, Delfino ancora per Loncar, ancora per Delfino. Giocano, si trovano molto bene questi giocatori in campo e c'è il gran gol di Loncar sul passaggio di Delfino, assist del numero 9 Andrea Delfino e gol del numero 8 Anze Loncar che trova l'incrocio sul secondo palo. Coach Angelo Roffo chiama anche il cambio, decide che è il caso che vadano in campo la prima linea per fare questo power play. Probabilmente Coach Angelo Roffo non è ancora soddisfatto del punteggio, vuole trovare altri gol. E allora, come lo chiami, arriva e c'è il gol di Andrea Delfino, il quinto forse questa sera, ho perso conto sinceramente.
Ora Tabarelli a controllare il disco indietro per Giustiniani. Ora Corradin trova il passaggio per Rossetto che scarda il portiere e insacca il gol del 12-0. Bellissima questa conclusione di Matteo Rossetto. È doppietta per lui questa sera. Ora riconquista per un attimo Vicenza con Zerding. E contrastato la fattispecie, anche forse fallosamente, con delle bastonate, però ancora Zerding a riuscire a controllare il disco. Adesso cercherà un passaggio per qualcuno e arriva. Il passaggio è per il solito Delfino che insacca sotto il 7 il gol del 13-0. Ingaggio vinto da Vicenza con Delfino dietro porta e si libera di un avversario, poi passaggio lungo per Loncar, però viene intercettato da Dell'Antico che ora conquista il disco, poi Veronese che esce sulla destra, prova passaggio indietro però non fa le conti, non ha fatto i conti con il solito Delfino che insacca il gol del 14-0. Ricordiamo gentile pubblico che la prossima partita di Vicenza in casa con il nostro commento sarà l'1 dicembre quando in campionato i Diavoli di Vicenza, l'MC Contro Diavoli di Vicenza ospiterà in casa il Ghost Padova.